Ulrico Borghese che sogna di diventare nobile, in sintesi la trama dello spettacolo Il Borghese Gentiluomo di Molière, che ha debuttato al Teatro Pirandello con Tosca e Massimo Venturiello, protagonista e regista. L'estrema libertà con cui l'autore tratta la vicenda, la teatralità di grande effetto comico, sono caratteristiche che fanno di quest'opera un classico di tutto il rispetto, anche perché ad arricchirlo ci hanno pensato le musiche originali di Germano Mazzocchetti, con i brani cantati da Tosca e le coreografie di Fabrizio Angelini. Intorno al Ricco Borghese si muove un'umanità di adulatori e di scrocconi, priva di autentiche qualità, che si nutre di senso comune e che ovviamente lo raggira secondando la sua follia pur di ottenerne un guadagno. A questi si contrappone la moglie del protagonista impersonata da Tosca, caratterizzata da senso pratico e concretezza, che cerca in ogni modo di farlo rinsavire. Uno spettacolo organizzato dalla Fondazione Teatro Pirandello e Valle dei Templi, impegnata oggi e domani al Teatro Agrigentino nelle audizioni per selezionare musicisti al fine di predisporre una long list nelle varie specialità strumentali da utilizzare per implementare l'Orchestra Filarmonica Città di Agrigento.